Quest'oggi abbiamo un lavoro diverso. Buongiorno a tutti. Questo lavoro si tratta di una scheda per hard disk che probabilmente non funziona più, quindi me l'hanno mandata insieme a una nuova scheda a cui bisogna trasferire il chip o i chip che sono responsabili, appunto, che contengono il firmware e il BIOS. Per far funzionare l'hard disk o leggere i contenuti, i dati contenuti nell'hard disk. Quindi, oggi andiamo a fare un semplice lavoro di prendere dei chip da qua, trasportarli di qua e viceversa, in modo che così, quando il cliente, va a riassemblare la scheda, teoricamente, se il problema era la scheda stessa, l'hard disk dovrebbe ricominciare a funzionare. Purtroppo non è stato fornito insieme l'hard disk, quindi non posso testare. Farò questo cambio dopo, mal che vada, se non funziona, vuol dire che non era un problema sulla scheda e quindi l'hard disk per recuperare i dati dovrà subire una lavorazione un po' più dispendiosa, se vogliamo metterla così. Comunque, facciamo questo tentativo. Quindi noi adesso facciamo il cambio di questi chip BIOS che su questa scheda, questa è la scheda, il codice si vede qua in fondo, eccolo qui, 001 trattino 0B 41785. Beh, questo è il codice della scheda e lo si ritrova anche di qua, uguale. Ok, qua bisogna, ci hanno scritto, bisogna prendere il BIOS da qua. E questa è la PCB nuova e trasportarli di qua. Quindi la prima cosa che facciamo è andare a identificare i chip BIOS. Quali sono i chip BIOS? I chip BIOS normalmente possono essere identificati come quelli sui PC. Fatemi vedere, qui ho una scheda di un computer. Sono tipo questi qua, questi a 8 piedini, ma qui non c'è nulla. Quindi bisogna andare a trovarli, ok? Possono essere identificati anche con altre forme, tipo questo qui, sempre a 8 piedini ma più piccolo. Anche questo potrebbe essere un BIOS chip. Ce ne sono di tante forme e dimensioni, quindi bisogna stare attenti, andarsi a informare. Io mi sono già informato e i chip che devo andare a trasportare sono questi qua, 1, 2, 3 e 4. Allora, per andare sul sicuro, però, consiglio di andare a mascherare la zona con del nastro Kapton. Per chi non è molto pratico, perché adesso bisognerà utilizzare l'aria calda. Quindi si direziona la PCB in questo modo. Quindi noi quando arriviamo con l'aria calda viene sparata via verso la scheda e non verso il connettore in plastica, altrimenti bruciamo tutto. Ma per ragioni di sicurezza, poi anche possiamo mettere del nastro Kapton. Ok, fortunatamente ho finalmente trovato un nastro Kapton che non sia cartoccia, che resiste fino a 400 gradi. Quindi, per chi volesse, comincerò a venderlo nel mio shop e potete trovare il link sotto nella descrizione. La maniera migliore per utilizzare il Kapton non è appiccicarlo, ma è lasciare dello spazio, un intercapedine di aria, magari farlo anche doppio, in questa maniera qui, e lasciare, vedete, aria, in modo che non tocca, perché se il nastro Kapton viene comunque a contatto con la plastica, il Kapton riesce a resistere a 400 gradi, ma non è un nastro che rifletta il calore. Stiamo bene attenti, il Kapton non è un materiale che riflette il calore, è un materiale che resiste al calore, ok? Ma il calore riesce lo stesso a passare attraverso il nastro Kapton, quindi bisogna stare attenti. Andiamo a fare la stessa cosa anche di qua, anche se di questa scheda non ce ne importa più niente, ma noi cerchiamo di fare le cose come si conviene. La mascheriamo in modo da proteggerla il più possibile.
Ripeto, questo nastro Capton lo potete trovare in vendita sul mio shop ed è un nastro che riesce a resistere fino a 400 gradi di temperatura ad aria calda. Aria calda, 400 gradi, 100% di aria, lui riesce a resistere tranquillissimamente senza nessun problema. Non si accartoccia, non si scioglie, non si... niente. Rimane bello intatto. Ed è quello che noi vogliamo. Finalmente l'ho trovato e ne sono anche contento perché ho provato anche altri nastri cinesi, ma a parte che si vede, vedete l'ondulazione qui, la manifattura di questo nastro è diversa, ok? Vedete qua com'è tutto ondulato, eccetera. Questo qua invece non è che si scioglie, però non è il massimo, eh? E questo è un nastro che dicono, l'ho preso su AliExpress, che arriva fino a 400 gradi. Ma comincia ad accartocciarsi circa 300-350 gradi, quindi non è il massimo. Insomma, non potrei dire che sia un prodotto fake perché fino a 400 quasi ci arriva, ma non è 400 come quello che ho preso. Ecco, insomma, bene. Allora, possiamo utilizzare in questo caso anche 450 gradi. Il Capton dovrebbe riuscire a resistere perché noi andiamo con l'aria oltre il Capton, non andiamo a sparare aria addosso al Capton. Quindi dobbiamo trasferire da qua a qua. Questa qua, togliamo i chip. Immagino che l'ordine dei chip deve essere rispettato. Quindi teniamo bene a mente. Uno. E due. Adesso prendiamo qua. E lo trasportiamo già direttamente di qua. Prendiamo anche quest'altro. Bene, adesso il lavoro è fatto. Ovvero, il trapianto è quasi completato. Adesso non ci resta che andare sotto al microscopio e ultimare le nostre saldature con un po' di flussante. E l'aria calda per mettere a posto i chip. Vedete come si sistemano da soli senza neanche toccarli quasi? Fatto. Perfetto. E questo lavoro si è concluso, quindi di qua abbiamo i BIOS nuovi, ovvero no, i BIOS vecchi sulla scheda nuova, perché questa qua è PCB nuova, ok? Con il Capton che ha fatto teoricamente il suo dovere. Adesso andiamo a vedere. È ancora tutto sano qua sotto? Sì, neanche l'ombra di scioglimento, di bruciatura. Perfetto. Ora andiamo sull'altra scheda, è giusto per coerenza, andiamo a risaldare i chip anche di qua. Usiamo un po' di flussante e vedrete che i chip si posizionano poi da soli. Ecco, vedete? Guardate cosa succede. E addirittura si muovono con l'aria, da quanto sono leggeri e piccoli. Bene. Non che di questi BIOS ci importi, ma almeno sono al loro posto.
E di nuovo Il Capton qui ha fatto un ottimo lavoro, vedete? Qua ci sono i chip e qua c'è la plastica. Nessun segno di bruciatura. niente, scioglimento zero. Sono molto soddisfatto. Bene. Questo qua è un brido breve, alla fine spero che il cliente possa tornare ad avere il suo hard disk funzionante. Questo magari lo farà sapere quando torneranno le schede. Per il momento il mio lavoro è fatto. Quindi, impacchetto tutto, spedisco indietro e buona fortuna. Non posso dire nient'altro. Comunque, ragazzi, grazie per aver visto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, abbonatevi. Se avete bisogno di riparazioni, sapete, ci sono i link in descrizione. E se qualcuno gradisce comprare qualcosa, attrezzature, anche adesso sto cominciando a inserire nello shop attrezzature, console, ricondizionate, ricambi per console. Se non c'è qualcosa, chiaramente si può sempre chiedere. E io sono a vostra completa disposizione. Ciao a tutti, ragazzi!